le priorità. Come si fa a fare una scaletta di quello che è necessario fare? Perché gli interventi sono molteplici, no? Ci sono tante cose su cui si può intervenire. Per fare una scala delle priorità bisogna conoscere il contesto in cui queste priorità poi vanno definite. Se non si conosce il contesto, non si ha la contezza di quelle che sono le richieste reali del territorio. Prima Guido ha parlato del programma di Luciano D'Amico, che è stato scritto in compartecipazione con la cittadinanza abruzzese. Io credo che questo sia veramente un segnale importante, no? Perché se non c'è conoscenza, non c'è nemmeno approfondimento. Un atteggiamento superficiale, ma in questo momento, anche che le istituzioni politiche non dovrebbero mai avere un atteggiamento di questo genere, perché si amministra la cosa pubblica che riguarda tutti e lo si fa utilizzando i soldi di tutti. Quindi le priorità di cui parlavo prima, e che magari adesso vado anche un po' nello specifico rispetto a quello che è il nostro territorio, non possono essere affrontate solo in maniera generica, facendo qualche intervento che ha solo il sapore magari più di una comunicazione, di lasciare un certo tipo di immagine, no? Noi abbiamo bisogno di interventi seri nel nostro territorio.